L'ho fatto di nuovo. Oh, l'ho fatto di nuovo. Sono di nuovo qua. Bolzano, da qui parte quella che è la mia nuova avventura verso le valli meno note dell'Alto Adige. Prima tappa, San Genisio. Sull'altopiano del Salto, a pochi chilometri da Bolzano, ci si arriva comodamente con i mezzi pubblici. Io ho preso l'autobus 156 e in 20 minuti. E anche questa volta non sarò da sola in quella che sarà la mia scoperta di questa nuova parte dell'Alto Adige. Con me gli amici ormai da quattro viaggi a questa parte: blogger, influencer, PR, insomma, sapete già, no? Quello che invece non sapete è che mi attende un inizio col botto. Ore 10:15 e io ho messo la sveglia alle 3. Alle 3. Mamma mia. Buonanotte. La mia colazione barrette di cereali, espresso fatto fare ieri sera, quindi è gelido, cioccolatino e poi mi hanno anche regalato questo splendido cioccolato di qua. Mangio tutto. Ovviamente fino ad ora non avevo parlato, ma stiamo andando a vedere l'alba agli Omini di Pietra sull'altopiano del Salto. Sono le 6 e sta iniziando pian pianino a schiarirsi e qui adesso incomincia la parte più bella. Altopiano del Salto, siamo agli Omini di Pietra. È uno scenario pazzesco, fatemelo dire, uno scenario pazzesco, speciale. Vale veramente la pena, lo dico tutte le volte, poi dopo lo faccio una volta su 100 milioni di alzarmi per venire a vedere un'alba, ma questi Omini di Pietra valgono la pena qualunque ora del giorno. Però sono state trovate delle incisioni nelle rocce che fanno pensare che qui si incontrassero le streghe anni e anni fa nel Medioevo e probabilmente era un luogo di culto pagano dove venivano fatte diverse celebrazioni e poi nel tempo è diventato più un luogo di ritrovo, magari per i pastori e così via. Dopo una bellissima alba, finalmente il momento della colazione, quella vera. Ci siamo fermati in Malga, qui siamo alla Malga, non dico il nome in tedesco, intanto non lo saprei pronunciare, ma ve lo scrivo qua sotto. Super colazione, super pausa. Madonna, se inizio adesso è già distrutta. Solo che la giornata è appena iniziata, tra l'altro una bellissima giornata. E allora si incomincia con il rientrare al parcheggio a piedi, questa volta vedendo tutto quanto mi circonda. Ma ciao, ma sei qua che ci aspetti? Bellissimo percorso. A me piacciono tantissimo gli altopiani, quindi l'altopiano del Salto mi è piaciuto moltissimo perché fondamentalmente si va un po' ad eliminare quella che è la parte più tecnica, più difficile e si può godere del paesaggio nel mentre si cammina su questi percorsi agevoli, su queste sterrate e si può fare tantissimi chilometri in questa modalità. Cambia molto il paesaggio a seconda della stagione, se io adesso l'ho visto con questo verde lussureggiante mi piacerebbe molto vederlo sia in autunno che con la neve. Oh no,
sono distrutta. Adesso siamo a cena. 20% di acquisti ciò si dice. Buongiorno, ieri sera sono crollata alle 9:30, sono rinata. Questa mattina siamo partiti, siamo arrivati al parcheggio Falzeben, abbiamo preso la funivia e siamo arrivati a Merano 2000 e oggi facciamo trekking in questa zona. Merano 2000 è un piccolo paradiso per gli amanti dell'outdoor, si raggiunge facilmente, si hanno ampi spazi e se si vuole camminare c'è solo l'imbarazzo della scelta, in tutte le stagioni. Se in inverno la cosa che mi ha colpito è che c'è tutta una zona che non ha rischio valanghe per chi vuole ciaspolare, va detto però che il periodo dell'autunno a quanto pare è uno dei migliori perché i colori sono infuocati. Altra meraviglia tipica di questa zona, i cavalli Haflinger. Stiamo andando adesso verso il lago di San Pancrazio, ma tutto lo scenario è strepitoso, è molto molto bello. Siamo andati lungo il sentiero europeo 5. Abbiamo incontrato due malghe, ho assaggiato lo strudel in tutte e due le malghe, nel caso in cui aveste dei dubbi. E poi nel nostro caso abbiamo proseguito fino all'hotel, quindi nel comune di Avelengo. Devo dire che l'escursione è molto bella, con dei panorami sorprendenti. L'unica parte che magari vi segnalo, verso il lago di San Pancrazio, c'era un sentiero leggermente esposto, però ho visto una signora che soffriva di vertigini avere un pochino qualche problematica e per questo ve la segnalo. Nell'insieme è un percorso agevole con poche parti escursionistiche e tante parti invece di carattere più turistico, lungo sterrate o forestali. Bello. Questa mattina, buongiorno. Andiamo a conoscere i cavalli, come si chiamano i cavalli? Haflinger. Vi presento Tessa, che ero qua che stavo facendo i filmati e si è lamentata, ma ha richiamato l'attenzione e poi si è presa un sacco di coccole. Sono già commossa. Siamo in un boutique hotel a pranzo, oggi niente pranzo del trekkista. No. E sulle note di un pranzo spettacolare e dello strudel più buono che io abbia mai mangiato, finisce questo viaggio, valli a sapere, in Alto Adige e onestamente già spero che ci sia una nuova edizione. Yeah.